Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giacomoisir2000 e in questo video commento la partita di ieri Verona-Napoli 0-2 per il Napoli. Gran bella partita, occasioni da entrambe le parti. Ieri ho visto un Napoli che ha per la maggior parte delle volte attaccato, ma ha difeso poco e ha saputo difendere per vie centrali. Soprattutto con gli interventi, non tanto di Maximovic, non tanto per Di Lorenzo, anche se è un terzino destro, ma soprattutto per Koulibaly che ha marcato Di Carmine, l'attaccante del Verona, e non l'ha fatto passare neanche una volta. Ieri, è vero che ieri qualche gol il Verona secondo me lo meritava perché non so se ricordate, ieri Verdi durante il primo tempo ha sbagliato un gol a porta vuota, però il Napoli anche meritato dalla vittoria, da come ho letto ieri sui social, cioè la conferenza stampa di Juric, quando si era intervistato un altro calciatore del Verona, hanno detto che il Napoli non meritava la vittoria. E questo per me è, diciamo, una cosa ingiusta, perché ho tutte le squadre che perdono contro il Napoli dicono sempre non meritava la vittoria, il Napoli è fortunato, il Napoli con Gattuso è fortunato, non sa giocare. Se non sapevamo giocare, non vincevamo, non avremmo vinto neanche la Coppa Italia con Gattuso, poiché ieri è stata la 18ª partita che ha disputato l'allenatore con il Napoli. Ieri le occasioni il Napoli ne ha avute molte, ad esempio Insigne, Politano, alcune di quelle di Zielinski anche, soprattutto nel primo tempo, nella prima mezz'ora, che riusciva a driblare tutti, riusciva a ripartire. Ieri Zielinski era formidabile, ieri ha fatto una partita formidabile, formidabile. Ieri, diciamo, non è che tanto mi è piaciuto, diciamo, mi è piaciuto per il gol che ha segnato su assist di Politano, su una prima occasione e unica della partita che ha avuto, è riuscita a sfruttarla con un bel stacco di testa. È vero sì che anche c'erano state delle indecisioni della difesa del Verona, imprecisioni che non aveva marcato, che perché aveva marcato il giocatore del Napoli a zona e Milik era partito dall'altezza del dischetto del rigore per poi colpire di testa sfruttando il cross del calcio d'angolo di Politano, grande Milik, bel colpo di testa. Diciamo che però tatticamente si muoveva bene, però non mi piace come giocatore del fatto che non è incisivo davanti la porta, per esempio come Immobile, Lukaku, come era ad esempio l'Higuaín del Napoli del primo e secondo anno della Juve, come lo è anche Mertens, eccetera eccetera, ragazzi, che ce ne sta anche come Zapata eccetera dell'Atalanta. Anche poi mi è piaciuta anche la prestazione di Ospina, che faceva grandi parate, ha fatto ieri, scusate per l'elimino, il faceva soprattutto, faceva grandi uscite, anche uscite coraggiose, che questo tipo di uscite sono viste da pochi portieri in circolazione. Ieri poi, quando entrò nel secondo tempo, Lobotka ha anche una grande partita al posto di Temme. Diciamo che Temme pure ha giocato una partita sufficiente, però poiché era marcato non riusciva a dare il meglio di sé, però non possiamo dire che ha giocato una cattiva partita. Lobotka si dimostrò di essere un buon giocatore, anche quando è entrato ieri Gulam dopo 8 mesi che non giocava più, è riuscito a intendersi sulla fascia di sinistra con Insigne e a fornire anche l'assist del secondo gol a Irving Lozano, che è entrato al posto di Politano. È vero che ha giocato poco meno di 10 minuti Lozano, però quei pochissimi ultimi minuti che ha giocato anche molto bene. Per esempio,
Ieri ha segnato, è riuscito a sfruttare l'occasione del secondo gol del Napoli. Ieri, non mettendosi paura di andare a colpi di testa, nonostante era marcato da due giocatori dell'Hellas, e fare quello stacco di testa, staccare di testa in quel modo non era facile perché era marcato giustamente dai quei due giocatori del Verona. Però il Napoli, però Lozano ieri aveva anche la possibilità di segnare il gol della doppietta. Perché ieri su ripartenza mi sembra di Mertens, sì, era Mertens, passa la palla a Insigne. Insigne fa un lancio millimetrico pescando Lozano una volta inserito e superando quei due giocatori del Verona, si trova da solo davanti alla porta all'ultimo minuto e sbaglia. Diciamo che quello tipo di sbaglio che ha fatto poteva anche evitarlo, però non possiamo dire che ha fatto una cattiva partita. Diciamo una cattiva partita di quegli ultimi minuti finali che ha giocato. Però io sapevo che Lozano deve essere fatto giocare un po' di più. Gattuso lo deve far giocare un po' di più. Che qualità da vendere ne ha in campo? Basta solo che le dimostra. Infatti ieri l'ha dimostrato. Se gli viene data fiducia, lui ricambia. Io ho sempre creduto in Lozano, io ho sempre detto negli scorsi video che Lozano, soprattutto quando stava ancora Ancelotti sulla panchina del Napoli, deve giocare sulla fascia destra. Infatti ieri sulla fascia destra per pochi minuti ha dato il meglio di sé e l'ha dimostrato. Quindi per la partita che ha fatto ieri Lozano, per me merita di avere continuità. Adesso che ha deciso di ascoltare Gattuso e ora che ci ha fatto pace, quando Gattuso l'ha mandato negli spogliatoi, notando in lui che non aveva voglia di allenarsi. Ieri gran bella partita. Questo Napoli mi sta piacendo sempre di più ogni partita. È vero, sì, che mo. Giustamente dobbiamo pensare ancora a finire questa stagione nel migliore dei modi. È vero che il posto in Europa ce l'abbiamo sicuro, il Napoli ce l'ha sicuro, però cerchiamo di puntare anche a qualcosa di meglio. Per esempio ad agosto, quando ricomincia la Champions, dobbiamo puntare al passaggio di turno. Poi mo stiamo a 9 punti dal quarto posto, cioè dall'Atalanta, dalla zona Champions. Dobbiamo cercare di provare almeno ad avvicinarci all'Atalanta, se l'Atalanta riuscirà a fare un altro passo falso. Come andrà però in queste ultime 11 partite, barra 12 partite, dobbiamo dare il meglio di sé, dovrà dare il meglio di sé il Napoli. Perché ormai con Gattuso il carattere, il carisma, nozioni tattiche e grinta gli ha fornito ai giocatori. E ora dobbiamo provare in tutti i modi a recuperare i punti persi durante il girone d'andata e a provare e sperare in un passo falso dell'Atalanta per avvicinarsi almeno in zona Champions. E noi ci vediamo in un prossimo video. Mettete like, condividete, se non siete iscritti iscrivetevi. E sempre e solo Forza Napoli!